Poracci torna solo risposte sbagliate. E dove eravamo rimasti? Ah sì, a quell'orribile bug di Donkey Kong Country che probabilmente rimarrà impresso nella vostra memoria per anni e anni a venire. Soft Dev è stato rapidissimo nel riconoscere il capolavoro di Rare, mentre il mitico Gabriele trova il titolo perfetto per quanto sbagliato. Kinky Dong, ha letto i bambini. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre e comunque con un audio perfetto. Non sono solito farlo, ma questa volta mi sbilancio. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Tra remake, rumor e ritorni inaspettati ce n'è veramente per tutti i gusti e non c'è tempo da perdere. Prima di tutto però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, incliniamo! Bene, partiamo da Sonic Frontiers, perché ormai manca poco all'uscita del titolo, è praticamente dietro l'angolo, ed è tantissima la curiosità intorno al nuovo gioco in tre dimensioni di Sonic. Per le recensioni però dovremmo aspettare un po' troppo. Infatti, tramite un post su Twitter di Metacritic, sappiamo quando scadrà l'embargo sulle recensioni di Frontiers, e le notizie non sono proprio entusiasmanti. Le testate potranno parlare del titolo a partire dal 7 novembre, un solo giorno prima dell'uscita ufficiale del gioco, il che è un po' un problema per chi voleva farsi un'idea chiara di Frontiers prima dell'acquisto ed eventualmente optare per il pre-order. Questo clima di segretezza non è necessariamente un campanello d'allarme, però insomma sarebbe stato meglio avere le recensioni con qualche giorno di anticipo, non trovate? Quello che sappiamo per certo è che invece i recensori stanno già giocando da un bel po' a God of War Ragnarok, e mentre aspettiamo di scoprire il verdetto della critica, internet è invaso dagli spoiler, letteralmente. State molto attenti perché a quanto pare c'è già chi ha postato intere clip di fasi avanzate del gioco, compresa l'intera sequenza finale. Ma non è colpa dei recensori. Secondo lo stesso Cory Barlog, un rivenditore in Nord America, probabilmente Target, si è messo a vendere il gioco anticipando il day one di ben 2 settimane, creando così un clima insostenibile per chi vorrebbe viversi l'avventura senza spiacevoli sorprese. Barlog ha espresso la sua frustrazione su Twitter sbroccando di brutto, tirando un po' di insulti e aggiungendo pure che avere solo un installer su disco alla fine potrebbe non essere una cattiva idea. Si riferisce ovviamente alla questione Modern Warfare 2 in un post che è scaturito da un momento di rabbia. Come specificato dallo stesso Barlog, non si tratta del futuro che spera per l'industria né da gamer né da sviluppatore, è solo che vedere il proprio gioco rovinato così per tanti utenti è una grandissima delusione. Nel mentre, Phil Spencer ha commentato pubblicamente la situazione della lineup Microsoft per il 2022. È stato effettivamente un anno a dir poco di magra per utenti Xbox. Dei 5 titoli targati Xbox Game Studios per quest'anno, solo Pentiment sarà l'unico titolo completamente nuovo a essere stato sviluppato internamente. Non ci sono scuse, lo riconosce lo stesso Spencer, anzi si lancia anche in un confronto diretto con la concorrenza sotto il periodo natalizio. Su Xbox di esclusivo non uscirà praticamente nulla. La promessa è però quella che nel 2023 la musica cambierà radicalmente, soprattutto grazie all'apporto di Bethesda che dopo l'acquisizione di Microsoft sfornerà le sue prime esclusive Xbox, Starfield e Redfall. Insomma, se il 2022 è stato un anno bello denso, anche il 2023 si prospetta niente male. Inutile dirvi che ci si aspetta tanto anche da Nintendo e Sony. E qual è il vostro gioco più atteso per il 2023? Vabbè dai, già lo so. Bene, passiamo alle notizie del giorno e bisogna fare un bel riassuntone di tutta la questione Bayonetta, perché possiamo affrontare questa importante uscita da ben 3 prospettive diverse. La prima,
la più disastrosa, quella del lancio della versione fisica del primo episodio come esclusiva del My Nintendo Store. Doveva trattarsi di un'occasione per celebrare la storia del brand in concomitanza con l'uscita dell'attesissimo terzo capitolo, ma le cose sono andate come al solito in modo disastroso. Stavolta però c'è un briciolo di speranza. Dopo aver aperto a sorpresa i pre-order per quelle che probabilmente erano 10 copie in totale, Nintendo, udite udite, ha chiesto scusa per come è stata gestita la situazione e anzi ha garantito che verrà offerta ai giocatori una seconda possibilità per prendere Bayonetta 1 in edizione fisica. Il che, per carità, è un'ottima cosa, ma serve a ben poco chiedere scusa se poi si ripetono gli stessi errori fatti la prima volta. Non sappiamo quando tornerà disponibile, quante copie ne verranno stampate e il rischio è sempre quello di ritrovarsi all'interno di una gara dove il fischio d'inizio non lo sente nessuno. Ma com'è andato Bayonetta 3 al suo debutto? Bene, sempre secondo gli standard della serie, che ne dica Elena Taylor, altro che franchise da 450 milioni di dollari. Bayonetta è e rimane una serie estremamente di nicchia, nonostante una piattaforma popolare come la Switch possa aiutare la diffusione del titolo. Nel Regno Unito la fatica di Platinum Games ha esordito al terzo posto dietro a titani del calibro di Call of Duty e FIFA 23. Rispetto all'uscita del secondo episodio nel 2018 su Switch, più o meno ci troviamo di fronte agli stessi risultati, se non leggermente meglio, ma bisogna tenere conto che rispetto a 4 anni fa le vendite digitali ora ricoprono quasi il 50% del totale e queste non sono conteggiate nei risultati, quindi probabilmente Bayonetta 3 ha avuto il miglior debutto della serie, come confermano anche le prime classifiche su eShop in tutte le regioni del mondo. Insomma, come pronosticato, l'appello al boicottaggio non ha fatto altro che trasformarsi in un potente mezzo pubblicitario per un gioco che altrimenti sarebbe passato ancora più in sordina. E a proposito del destino di Bayonetta, sono molto interessanti le parole di Hideki Kamiya, il director della serie. In un'intervista rilasciata sulle pagine di Famitsu, Kamiya conferma che senza Nintendo la serie non sarebbe mai andata oltre il primo capitolo, un debutto considerato fallimentare da Sega, il publisher dell'epoca. Kamiya ha addirittura affermato che, cito testualmente, sarà per sempre grato a Nintendo per aver creduto nel progetto e per aver commissionato un secondo e un terzo capitolo senza imporre stringenti vincoli creativi al game designer e a Platinum Games. In particolare, l'opportunità di potersi concentrare su un progetto importante come Bayonetta 2 è arrivato in un momento cruciale dello studio, che arrivava fresco fresco dalla cancellazione di Scalebound da parte di Microsoft. Insomma, Bayonetta 3 è un po' il culmine di un percorso, un progetto che rimane un po' un'anomalia nel panorama Switch, e non solo, e che nonostante il travagliato sviluppo e i lunghi anni di attesa, si è rivelato essere uno dei migliori esponenti del suo genere. E dopo Silent Hill è il turno di Metal Gear Solid. Se il ritorno del survival horror sembrava improbabile fino a qualche settimana fa, ora sappiamo che Konami è effettivamente interessata a rientrare di prepotenza nel mercato dei videogiochi. I rumor su MGS si fanno sempre più insistenti. E guardate cosa sono riusciti a scovare dei fan super attenti. Avete presente lo studio Virtuos? Sì, dai, quello specializzato in porting che recentemente si è occupato delle versioni Switch di Nier Automata, Dying Light e via dicendo. Beh, recentemente sul canale ufficiale di Virtus è stato pubblicato un video, uno studio tour, dove viene presentata la sede canadese di Montreal. È il classico video dove si mostra la quotidianità dell'ufficio e dove vengono intervistati i vari creativi che ne compongono l'organico. E guardate, durante una di queste interviste cosa compare? Un bel libro, ovvero The Art of Metal Gear Solid. È pratica comune che l'opera di altri grandi artisti venga presa come materiale di studio e punto di riferimento per i propri progetti, ma il sospetto che quell'artbook non si trovi lì per pura casualità è molto forte. Questo perché è già da ottobre dell'anno scorso, quando i rumor sul ritorno di Metal Gear Solid iniziavano a farsi sempre più insistenti, che si parla di un remake di Metal Gear Solid 3, non affidato a Bluepoint Studio, come inizialmente si pensava, ma proprio a Virtuos. Sì, esatto, Virtuos e Metal Gear Solid sono stati associati già un anno fa dai rumor, e si parla di un progetto che dovrebbe essere un remake fatto a partire da zero del terzo episodio della serie, cosa che il suo senso cronologicamente ce l'ha. In descrizione vi lascio i vari link che rimandano agli articoli dove compariva il nome di Virtuos associato a Konami e MGS, e vi ricordo che dopo Silent Hill
tutto è possibile. I The Game Awards sono dietro l'angolo e un annuncio del genere sarebbe veramente la bomba finale per chiudere l'anno in bellezza. E a proposito di ritorni impossibili, perché non continuare a sperare nel ritorno del Dreamcast? Una console epocale, schiacciata dalla concorrenza e in gran parte da Sega stessa, che però ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei giocatori dell'epoca. Mentre Nintendo sembra aver abbandonato il progetto delle mini console, proprio quando le cose iniziavano a farsi interessanti sul serio, Sega sembra invece non voler mollare questo particolare settore. Proprio la scorsa settimana è stato pubblicato il Mega Drive Mini 2. Vi ricordate, no? Ne abbiamo parlato proprio nella scorsa puntata. Beh, nel packaging giapponese è possibile trovare un URL e una password per partecipare a un sondaggio. Tra le varie domande viene anche richiesto ai consumatori quali altre mini console vorrebbero vedere nel futuro da parte di Sega. E tra queste non solo ci sono l'SG-1000 e il Saturn, ma anche il Dreamcast. E sappiamo benissimo che il responsabile del progetto, Sega Classics, Yosuke Okunari, ha più volte espresso la volontà di far rivivere l'eredità del Dreamcast tramite un hardware celebrativo, ma le difficoltà di produzione durante la pandemia e l'imperversare del coronavirus hanno reso virtualmente impossibile, in termini proprio di costi di produzione, un progetto del genere. Chissà se ora, con la ripartenza del settore tech, le cose cambieranno. Però ditemelo sinceramente, quanti di voi hanno mai messo le mani su un Dreamcast? Le VMU, Power Stone, Jet Set Radio, Shenmue, non so quanti di voi hanno effettivamente confidenza con tutta questa galassia. C'è veramente bisogno di riscoprire una delle console più sfortunate di sempre. E speriamo che il Dreamcast non faccia la fine del GameCube. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro, ora che è vacanza poi, cioè, chi non nerda duro, no. Io sono il Poro Hideki, Michele Cast, ciao. Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa. Ma domani ci sarà il video o sarà vacanza? Non lo so, non lo so neanch'io. Chi vivrà? Pora, 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 pora.